Bougainville. Vicino al sole, finisce per bruciarsi le ali. Vista di Numa Numa, conquista l'isola di Bougainville. Ferito? Tua. Ok, ok. Ti tiro fuori, ma farà male. Merda. Ora ti ficcherai in testa che non puoi. Ehi, Wade. Wade, resisti. Avanti, Wade. Ehi, no. Ehi, sveglia. Wade, forza. Non morirai oggi, non morirai. Devo capire dove ci troviamo. Ti lascio qui. Pensa agli Yankees. Cosa? Sai che tifo per i Dodgers. Un tocco molto leggero. Non c'è di che, stronzo. Mi serve l'arma. Ho perso la mia nello schianto. Che hai causato tu? Che cosa dovrei fare? Non toglierti le bende. O morirai e addio divertimento. Sta nascosto fino al mio ritorno. Addirittura.
dice dove devo andare, quindi vado in tutto. Matteo, sto arrivando, amico. Ma perché ho tre munizioni, vanno in giro, beh? Vabbè, come cazzo, ho sbagliato qualcosa. Cacchio. Thank you.
Male un po'. No, vabbè. Inutile, non puoi scappare, americano. Non ti puoi nascondere, americano! Caricato. Prova Matteo, alla miseria per un pelo. Mi ha dato il colpo pure lui. Ok, checkpoint. Trappa.
effetti, tutto stealth, dai, tutto stealth. Dove non arriva? Non ho mai il giro. Cacchio, devo andare. Qua. Pompa. E che grida che è. Mi ha visto. Ah, stava parlando con quello. Ok.
disinnesca. C'è l'aereo. Matteo! No. Resisti, amico. Sto arrivando. No. Te pariva. Sempre catturati, oh. La cavalleria hanno visto il comando. Ancora vivi? Ah, non mi dire. Liberali. Meccanico aeronautico Matteo Hernandez. Ingrato è il tenente Jackson. Ci hanno abbattuti. Per questo siamo qui. Grazie. Sergente James Washington, fanteria, 93esima divisione. Lenny, aiuta quest'uomo. Avete degli aerei? Dobbiamo tornare lassù. Aerei? È già tanto avere munizioni. Quello è un peso morto. Ci rallenterà e basta. Ti ho sentito. Sai usare un'arma? Non ho saltato l'addestramento. Abbiamo compagnia! Lo show lo mando avanti io. Tu sei uno spettatore. L'abbiato. Uomini, la partita è finita. Andiamocene. Tibor Hernandez, con me. Bastardo preso!
Ah, mira in automatico, vai. Caricare camion, te lo dico io. Ehi, siete della 93esima? Mai sentita nominare. E scommetto che non avevi mai visto un nero. Diciamo che non siamo sotto i riflettori. Oh, un reggimento nero. Sì, avvisami se vedi serpenti o mille piedi. Prepareremo un banchetto per te. Fermi. La spinge. Visto qualcosa? No. Quel cecchino ha beccato Thompson. E proprio su un ponte del genere. Come passiamo? Staniamo i cecchini. Ilfri, tocca a te. Che Dio me la mandi buona. Esca viva? Ti offro volontario? Col cazzo! Allora tieni la bocca chiusa e vedi di fare attenzione. Vai! Fumogeno! Oh. Che... Ti offri volontario? Col cazzo! Allora tieni la bocca chiusa e vedi di fare attenzione. Vai! Fumogeno! Al mio segnale, voglio vedervi scattare come Jesse Owens. Chi? Via! Dire che dovete correre. Ora! Un passo in più. Ci siamo tutti? Sono ancora intero. Ok, dobbiamo raggiungere quelle palme. Tutti nell'erba e state giù. Una volta di là, raggruppiamoci sotto gli alberi. Come cacchio ha fatto a prendere? Ma sta sulle palme. Figli di puttana si legano agli alberi. Ma che cazzo ci facciamo qui? La 93esima deve aiutare la 23esima a occupare questa roccia. C'è una base giapponese non lontano da qui. È protetta da un grosso crinale. I miei sono bloccati dietro la porta chiusa. E noi siamo la chiave. E che cazzo significa? Wade, sta zitto e fai quello che dice. Ripulire il crinale, prendere la base. Come prenderemo il crinale, Booker? Con forza. Col ghiaccio! Granata!
Oh. Ah, perché mi sono alzato. Che male, tenente. Muoversi. Ma che... perché è legato? Quei pazzi figli di puttana si legano agli alberi. Ma che cazzo ci facciamo qui? La 93esima deve aiutare la 23esima a occupare questa roccia. C'è una base giapponese non lontano da qui. È protetta da un grosso crinale. I miei sono bloccati dietro una porta chiusa. Noi siamo la chiave. E che cazzo significa? Wade, sta zitto e fai quello che dice. Ripulire il crinale, prendere la base. Come prenderemo il crinale, Booker? Con forza. Ehi, gli suonassimo un po' di Duke Ellington. A tutti piace il Cotton Club. Cogliamola! Via dalla strada! Porca paletta. Ehi, gli suonassimo un po' di Duke Ellington. C'ho pochi colpi. E cerca. Ok. Fanculo tutto. Non doveva morire. Solo la morte ci solleva dai nostri obblighi verso la nazione. Non sono parole di Lenny. John Adams. Qualcuno di allarma di Lenny a John Adams. Ci serve una mano. Noi faremo il possibile. Non fateci ammazzare, potrebbe bastare. Fratello combatte in Europa. Se nazisti e giapponesi giocassero un brutto tiro a mamma. Hitler deve temere mamma Howard. Quello è il crinale? È quello. Porca puttana! Scherzi? Ma sei matto? Keeble, Pilfrey, Hernandez, con me. Va bene. Howard, sei il drago. Passato il filo, ci attaccheranno pesantemente. Dovete ripagare i bastardi con la stessa moneta. Sì, sergente. Jackson, vieni. Sì. Aiuto.
aiuta Howard a superare il filo. Dopodiché, coprigli le spalle dall'altro lato. Chiaro? Ascolta, in cielo puoi contare su di me. Ma questo... non voglio morire con la faccia nel fango. Beh, dovevi pensarci prima. C'è una differenza tra suicidio e sacrificio. Mettitelo in testa. Facciamo silenzio, ragazzi. Howard, Jackson, a sinistra. Gli altri con me. Jackson, dammi una mano. Mettiti sporchi le mani. Dopo di te. Che stronzo. Per un pilota. Merda! Lascia fare a me. Imparo in fretta! Occhio! Pesa più di quel che sembra. È opzionale. Perfetto per vendicarsi. Molto bene. Attacchiamo il fortino. Non lanciafiamme. Cacchio donna. Nonostante stava bruciando. Ah, vabbè, ma era uscito qua. Dentro! Via! Via! No!
ordini, capo! Non devono fuggire! E dai, ma perché mi... Non c'ho armi. Stanno scappando. Movimento nemico davanti. Via, via, via. Sì, sergente. Guarda dove spari. Vedo attività nemica. Movimento nemico davanti. A te l'ultimo cannone! Non avvicinatevi! Fa il culo questo crinale! Spara il bengala! Vediamo come ci fermano ora. Sei matto? Perché sparare qui con quello? Hai appena comunicato ai giapponesi la nostra posizione. L'invito non è per loro, ma per il resto dei miei uomini. Perfetto orario. Tenente, vieni a vedere. Arrivano i nostri. Possono finire il lavoro? Controlla l'hangar. Vicino alla torre radio. Sinistra. Un bombardiere Val. Chissà pilotarlo. Allora era questo il tuo piano? I miei prenderanno la base, allettando i giapponesi. Ma se qualcuno fosse lassù, non sarebbe male. Mi offro io, sergente. Speravo lo dicessi. Andiamo laggiù. Sai farlo atterrare? È stato un problema. Andiamo! Raggiungiamo i carri armati! Giù per il colle! Madonna mia, ma due ad...
carri! Felice di vedervi, fate come a casa vostra. Jackson, Hernandez, vi voglio lassù. Tutti gli altri avanti. Ah dai. Che colpi c'è questo? 12, ma che arma è? Vaffanculo. C'ho un'arma decente. Felice di vedervi, fate come a casa vostra. Jackson, Hernandez, vi voglio lassù. Tutti gli altri avanti. Ah, prima. Felice di vedervi, fate come a casa vostra. Jackson, Hernandez, vi voglio lassù. Tutti gli altri avanti. E dai! Ma come ha fatto a farlo salire? Oh. Vedo. Mamma mia.
Allora, ma cazzo però. No. Che culo. Vai. Mi spingiamo fuori dall'hangar. Vieni. Coprici mentre vi mettiamo in posizione. Dateci una pista e al resto pensiamo noi. Forza, dateci dentro. Muovete quelle gambe! Jackson, serve fuoco di copertura! Madonna mia. Bellissimo. Questa non servirà più. Vediamo che sai fare. Dunque, vediamo. È abbastanza pista. Più o meno. Sapevo che l'avresti detto. Andiamo! Hanno cambiato Wade. Hanno mostrato all'audace asso dei cieli com'era combattere a terra. Ha imparato che l'unico modo per vincere è coprirsi le spalle a vicenda. Chi va oltre le parole e guarda le sue azioni capisce chi è davvero Wade Jackson. Non male per questo. Me ne frego del suo trascorso. Wade ci ha abbandonati ad Amburgo. Non mi fido ancora. Ti capisco, ma non siamo in questo buco per colpa sua. Siamo in questo buco perché dei fottuti crucchi credono di battere la migliore squadra che ci sia. Ora, serve un piano per uscire da qui. Siamo circondati da nazisti. Anche se evadessimo, saremmo morti prima di arrivare alla porta. Forse no. Ho un'idea. Avevamo una sorpresa per Richter. Una scommessa. Ma arrivati a quel punto, dovevamo avere le informazioni. Ci avremmo lavorato su
mentre toccava a Polina. Lei avrebbe retto. Lieto di rivederti. Prego. Prego. Esattamente come immaginavo fosse il tuo piccolo ufficio di merda. Bene. Dimmi cosa state tramando. Piccolo usignolo.